Ristoranti aperti a pranzo per Natale, Santo Stefano e Capodanno. Questo quanto dice la bozza dell'ultimo DPCM, che però mette dei precisi paletti da rispettare. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Vietate dunque le tavolate. Per superare i 4 posti è necessario appartenere allo stesso nucleo familiare convivente. Per quanto riguarda gli alberghi, resteranno aperti e con essi le cucine delle strutture, ma dalle 18 del 31 dicembre la cena sarà servita solo in camera. I disinfettanti per le mani senza alcol sono efficaci contro il Covid-19 quanto quelli a base di alcol. È il risultato di una ricerca della Brigham Young University pubblicata sul Journal Hospital Infection, che ha analizzato in particolare le soluzioni disinfettanti contenenti il benzalconio cloruro e altri composti di ammonio quaternario, che si sono rivelati in grado di eliminare il 99,9% del virus in soli 15 secondi. Per ottenere questo risultato, i ricercatori hanno trasferito campioni di Covid in diverse provette, a cui hanno poi aggiunto una soluzione di cloruro di benzalconio al 2% e tra disinfettanti contenenti composti di ammonio quaternario. Sul dark web è possibile acquistare dati personali, a volte rubati e a volte condivisi incautamente, anche per meno di 50 centesimi. Lo ha rilevato uno studio della società di sicurezza informatica Kaspersky, che ha preso in esame le offerte presenti su 10 forum darknet internazionali. Per quanto riguarda i prezzi, i dati identificativi come nome, data di nascita e codice fiscale costano 40 centesimi, la carta d'identità 50 centesimi, mentre un selfie con un documento in mano può arrivare fino a 50 euro. Per acquistare i dati di una carta di credito si può spendere tra i 5 e i 16 euro, che aumentano da 42 a 418 per i dettagli di un conto PayPal. Novità assoluta è la vendita di dati di cartelle cliniche, il cui prezzo varia da 84 centesimi a 25 euro. Monomateriale personalizzato di dimensioni sempre più ridotte e leggero. Il packaging in carta e cartone è sempre più sostenibile per rispondere alle esigenze dei consumatori indirizzati oramai verso acquisti rigorosamente green. L'industria cartaria inoltre si dimostra capace di raccogliere le nuove sfide rinnovandosi continuamente. È quanto emerge dalla ricerca in nuovi modelli di consumo e la riprogettazione del packaging, la scelta di materiali sostenibili nell'era dell'economia circolare presentata da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, è realizzata dall'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna. Oggi abbiamo la materia prima per soddisfare, quindi importavamo carta finita, importavamo maschera, invece oggi noi siamo in grado di produrre in Italia, quindi posti di lavoro, bilancia dei pagamenti e non andrà più per un acquisto di certi materiali verso l'estero, quindi anche una certa economicità. In Italia in particolare si pensava soprattutto all'imballaggio immaginandolo sullo scaffale di vendita, oggi ormai è imprescindibile immaginare nuovi imballaggi all'interno di un processo di acquisto online con tutto quello che ne consegue. Questo fenomeno, e vengo al secondo punto, in particolare l'abbiamo poi ritrovato anche qui con un'accelerazione davvero straordinaria nel cosiddetto delivery consegna del cibo. Consegna del cibo che tra l'altro porta con sé, mi riferisco a realtà urbane o grandi realtà urbane, tutta una tematica molto particolare nelle caratteristiche che compongono i materiali che servono da contenitori per queste consegne e questi trasferimenti.